Un gruppo di esponenti del comitato Salviamo l'ospedale di Penne e sindaci dell'area Vestina sono stati accolti dopo la protesta del 29 giugno scorso dal prefetto Sua Eccellenza Francesco Provolo e dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso per cercare di salvare il più possibile l'ormai declino dell'ospedale San Massimo. Ho visto tanta disponibilità nel senso pratico, perché lui non ci ha fatto false promesse e ci ha fatto l'esempio come quello che ti dà magari un assegno e dopo quell'assegno è scoperto. Ci ha fatto delle promesse che al momento non sono reali, ma ci sono tante condizioni per farle diventare reali. Bisogna intervenire in merito con un progetto adeguato e ripristinato. Rassicuriamo un pochettino tutti i cittadini e gli chiediamo di darci sempre più forza, perché solo così riusciremo ad avere le cose. Le cose si stanno mettendo bene, ci dobbiamo risentire con un'altra piccola delegazione di Salviamo l'ospedale di Penne, cosa che ci sta dando un grosso successo, perché come dicevo prima la salute non è né di destra né di sinistra né di centro. Come detto, all'incontro era presente il presidente Luciano D'Alfonso, che si è detto del tutto favorevole a portare avanti il dialogo con il comitato, e dentro a metà settembre ci sarà un tavolo per esaminare caso per caso alcune specializzazioni che devono funzionare e dare a tutti risposte della verità. Li ho ascoltati con interesse, ho trovato una discussione documentata, una discussione che fa riferimento anche al valore di esperienza, alla tradizione di questa sanità vestina. Noi siamo blindati da una parte dalle leggi e dalla programmazione nazionale e dall'altra parte dal fabbisogno del territorio di avere sicurezza su questo fronte. Io ho garantito che ci troveremo frontalmente tra rappresentanti del comitato, i comuni, i sindaci e i vertici della sanità pescarese per vedere cos'altro si può integrare, fermo rimanendo il rispetto della programmazione nazionale e ciò che le leggi ci impongono di tenere da conto. Allora dobbiamo mettere in campo un atteggiamento serio, rigoroso, che aggiunga tutto ciò che si può aggiungere in un quadro di rispetto della programmazione.